per il prossimo sabato, uno spettacolo bellissimo, sabato 21 in Piazza Volta alle ore 14:30, la giornata dei bambini e delle famiglie. Ci sarà l'investitura dei bambini a cavalieri dell'imperatore e a dame dell'imperatrice, un mini corso di falconeria spettacolo con il mondo delle ali, laboratori e scene di vita medievali. Siamo prossimi ad annunciare l'entrata in città del Barbarossa, sentite le musiche, intravediamo attraverso Porta Torre i primi gonfaloni e vediamo anche le rappresentanze civili che stanno per giungere in città. Era un punto importante questo di ingresso alla città, la città medievale, la città dei Comaschi e la città di Como, che all'epoca era in lotta con Milano e grazie a Barbarossa si liberò dal giogo dei milanesi, trovando di nuovo un'indipendenza e un fiorire sia dal punto di vista culturale che produttivo. Qualche metro al di là di Porta Torre stanno per entrare le rappresentanze delle armi, le prime a fare l'ingresso in questo momento, le potete vedere, sono le Croce Rossine Volontarie, seguite dai carabinieri, dalla polizia di finanza, scusate, dalla guardia di finanza, dalla polizia penitenziaria e dei vigili del fuoco. Ancora qualche istante e entreranno in città. Ringraziamo anche la polizia locale per il grande impegno e i grandi sforzi che svolgono tutto l'anno, ma soprattutto in occasione di questa kermesse del Palio del Baradello. Non è semplice. Il loro lavoro è fondamentale affinché tutto si svolga nella massima sicurezza. Il primo gonfalone che vedete è quello della Regione Lombardia, seguito dagli sbandieratori, il comune anch'esso seguirà. Non c'è nel gonfalone del comune né quello della provincia. No. Non ci sono uomini per portare. Notizie dell'ultimo momento che ci vengono confermate. Ci sarà solo il gonfalone della Regione Lombardia, non saranno presenti per motivi tecnici i gonfaloni del comune di Como e della provincia. Quello del comune arriva in piazza. Presenti però in piazza Cavour ci sarà sicuramente il gonfalone del comune di Como, che vi ricordo nello stemma di Como la croce è bianca e lo sfondo è rosso ad indicare che nel Medioevo la città era ghibellina, cioè fedele all'impero. La stessa croce a colori inversi, croce rossa su fondo bianco, si trova invece sugli stemmi delle città guelfe come Milano. La più antica fonte scritta dello stemma di Como si trova nel poema della guerra decennale tra Milano e Como, composto da un anonimo comasco dell'epoca. La bandiera di Como viene descritta su questo documento come rubra signa, ovvero segno rosso. La sua più antica rappresentazione è del XV secolo ed è contenuta nello stemmario manoscritto nella Biblioteca Trivulziana di Milano. Regione Lombardia. Lo stemma ufficiale della Lombardia è una rosa camuna, antico simbolo solare comune ad alcuni popoli protocelcici, presente in 94 delle 140.000 incisioni rupestre della Val Camonica in provincia di Brescia. La rosa camuna stilizzata sullo stemma della regione in argento e sta a simboleggiare la luce. Gli sbandieratori stanno eseguendo alcuni movimenti di spettacolo all'esterno delle mura, ma appena varcheranno Porta Torre potrete godere anche voi di questo spettacolo molto molto bello, con tutte queste bandiere e soprattutto tutti questi colori che si innalzano nel cielo. Bellissimi i costumi, per chi fosse alla prima presenza qui in Como ad assistere al corteo storico, vi facciamo notare in modo specifico i colori dei costumi che sono ripresi fedelmente dall'epoca, e vi ricordo che stiamo parlando del 1159, ovvero quando Federico Barbarossa fece il suo ingresso nella città di Como dopo averla liberata dal giogo di Milano. Quindi la guerra tra Como e Milano ebbe in Federico Barbarossa il liberatore per i Comaschi.
Gli sbandieratori e i musici sono di Fenegro. Nel 2009, dopo 20 anni dalla loro ultima esibizione, sono rinati col nome di sbandieratori di Fenegro e l'odierno gruppo è composto da 20 sbandieratori e 10 musici. Il gruppo offre esibizioni composte da sfilate e spettacoli con diverse difficoltà supportato da un ricco numero di tamburi e bandiere. Tanti, vediamo dalla nostra postazione, tanti sono i fotografi e tanti anche gli appassionati che stanno filmando questa esibizione da parte degli sbandieratori di Fenegro. Tanti sono anche i gruppi che arrivano da altre città, che arrivano da paesi limitrofi e vogliono partecipare al palio, un palio che tutti gli anni si arricchisce di ulteriori presenze, superiamo ormai il migliaio, ed è un palio che ha ricevuto anche riconoscimenti negli anni passati, in tempi recenti, anche da parte della regione Lombardia, proprio per la storicità, per la bellezza e la fedeltà nella riproduzione dell'evento medievale. Applausi scroscianti al gruppo degli sbandieratori di Fenegro. Tra qualche istante faranno il loro ingresso. Vi ricordo che davanti a tutte le croce rossine e poi tutti i corpi delle forze dell'ordine che rappresentano la città di Como e tutta l'Italia. Ancora non si muovono, ecco che stanno per entrare gli sbandieratori di Fenegro, sgargianti i loro colori rosso e blu, i cavalieri, li potete notare, e vi invito a notare, lo farò anche durante il proseguo del corteo, il perfetto abbigliamento dei figuranti. Potete già notarli adesso all'ingresso, la mantella rossa, la cintura in pelle e soprattutto anche gli stivali, che sono riprodotti fedelmente dall'epoca. Tamburini con il loro suono rallegravano sempre le feste e rallegrano anche oggi la città di Como, e vi ricordo sarà invasa dai colori del palio questo corteo che è partito dalla zona dell'Ippocastano e si concluderà in piazza Cavour, dove tutti siete invitati a recarvi al termine del passaggio di Porta Torre per assistere alla fase finale della giornata con la proclamazione del borgo vincitore del Palio 2019. Sbandieratori, tamburini, trombe che risuonano alte nel cielo di Como a rievocare l'ingresso di Federico Barbarossa, che ha liberato la città di Como dai milanesi. Al loro passaggio noi naturalmente faremo un attimo di silenzio, non per altro per godere la musica che ci sta allietando, e vi invito fin da ora ad accogliervi con un applauso tutti i figuranti che rendono onore alla città e a Barbarossa. Gli sbandieratori di Fenegro, con i loro colori, con le loro musiche, un inchino anche a questi uomini che rendono onore al palio. Ricordiamo che gli sbandieratori di Fenegro sono composti da 20 sbandieratori e 10 musici, si allenano tutto l'anno e partecipano a tantissimi eventi in tutta Italia. Gli sbandieratori di Fenegro, un applauso anche per loro, sempre con i loro colori sgargianti che mettono di buon umore. Thank you.
bravissimi, veramente bravissimi gli sbandieratori, con dovizia e soprattutto con tantissimo esercizio, con tantissima passione si dedicano a questo hobby, perché tutte le persone che oggi vedete sfilare lo fanno per passione, per hobby, per rendere sempre omaggio a quello che fu un importante momento della 1159, ovvero l'entrata di Barbarossa nella città di Como. Rullo di tamburi, come potete vedere si sono voltati e adesso ci sarà uno spettacolo, tantissimi anche i bambini che partecipano al palio, un applauso per cortesia ai bambini che poi vedremo arrivare con la proseguo del corteo. Ci vuole tanto allenamento per essere così pronti, per essere così precisi nel svolgere il loro compito. Gli sbandieratori di Fenegrò. Bravo, bravo veramente, un applauso meritatissimo, tanti sacrifici ma tante le soddisfazioni di questi sbandieratori che oggi sono presenti qui a Como, ci rallegrano della loro maestria nel lanciare queste bandiere e raccogliere puntualmente. Bravo, bravo veramente, bravissimo. Adesso addirittura con due bandiere. Bravo, non è facile, non è per nulla facile. Bravissimo. Il giovane amico degli sbandieratori di Fenegrò con queste due bandiere a dare un grande spettacolo, bravo, bravo, bravo. È andata benissimo, bravo, bravo. Lo potete vedere, un bel sorriso a tutti, un applauso meritato dopo tanta fatica e tanta emozione, perché non è facile essere lì davanti a tutto il corteo, davanti a tante persone, a lanciare queste bandiere e raccoglierle. Ringraziamo quindi gli sbandieratori di Fenegrò per la loro presenza, per il loro colore e soprattutto per la loro bravura. Un applauso agli sbandieratori e ai musici di Fenegrò. Portatorre è un momento importante, naturalmente è uno dei momenti clou del taglio del Baradello e uno anche dei punti più belli dal punto di vista coreografico per assistere al taglio, e come sempre ci sono centinaia se non migliaia di persone qui attorno tra via Milano e l'entrata a Portatorre. In fondo sotto la torre si possono vedere gli alfieri che portano gli stemmi, con lo stemma imperiale che andremo a descrivervi tra qualche istante, ma vedete sul vestito che indossano, sull'abito che indossano, la croce bianca su fondo rosso, simbolo ovvio della città, e sul lato sinistro invece l'aquila imperiale, non poteva essere altrimenti, la città di Como e l'aquila che rappresentava l'impero della Barbarossa affiancate all'ingresso della città di Como. Pronto? No, non si sono ancora mossi, non sono neanche arrivati alla via, sono ancora quelli di bandiera poi. No, stanno parlando, ma non deve che abbastanza lì. Volata no, però vengo direttamente lì, poi finisco.
Lo stemma imperiale è stato l'antico stemma degli Hohenstaufen e prevede tre leoni, neri in campo oro, oppure argento in campo rosso. Poi a un certo punto della storia venne aggiunta l'aquila nera a significare l'unione tra Roma e la Germania. Tradizionalmente questa aggiunta dell'aquila nera è stata attribuita al Barbarossa, anche se venne codificata da Federico II di Svevia. Ricordiamo che il Barbarossa è Federico I di Svevia, anno 1159, quando fece l'ingresso in città di Como. Ancora una volta da notare la bellezza dei costumi e la perfezione, il passo che seguono gli alfieri e subito a cavallo entrano a Porta Torre le cavallerizze sui pony. Le cavallerizze con questi abiti, credetemi, abbastanza pesanti per la stagione, hanno abbastanza caldo, potete vedere, le salutiamo con un applauso. Tutto il percorso con questi abiti non è facile, oltretutto a cavallo, e la grande novità 2019 del Palio, voluta espressamente dalla Presidente del Palio, Laura Bordoni, ovvero il Palio dei Bambini, imperatore e imperatrice qui davanti, li possiamo definire in miniatura. Un giorno saranno loro a subentrare all'imperatore e all'imperatrice attuale, ma sono la faccia nuova del Palio 2019. Sfilano come gli adulti, rappresentando i vari personaggi, quindi sia il Barbarossa che l'imperatrice Beatrice, a seguire tutta la corte composta interamente da ragazzi tra i 10 e i 13 anni. Un applauso anche a questi bambini che hanno iniziato la partecipazione quest'anno alla Palio 2019. Ci sarà un momento particolare nel weekend sabato prossimo dedicato a tutti i bambini in piazza Cavour, in piazza Volta alle 14.30, quindi tutti invitati. Accogliete anche laggiù in fondo con un applauso i bambini del Palio. Ed ecco arrivare poi le signorie del drappo. Tra qualche istante faranno il loro ingresso, ci sono anche tutti i vari rappresentanti, dei vari rioni. Qui c'è Camerlata con Camerlata, il Baradello, le loro rappresentazioni vere, con anche i cani, come potete vedere, i levrieri del Palio. Costumi più popolani, possiamo definirli tali, ma sempre belli, con anche i frutti della terra, con i fiori, con quello che era all'epoca il raccolto nei vari borghi della città di Como. E questo è il drappo ufficiale del Palio del Baradello, seguito dai gonfaloni Quarcino, Camerlata, Cernobbio, Rebbio, Tavernola, Sant'Agostino, Camnago Volta, Cortesella. Tutti conoscete chi è comasco a Cortesella, ma è un borgo centrale della città di Como, mentre chiude in colore verde e nero il borgo di San Martino, che all'epoca era un borgo molto periferico all'esterno. Borgo vincitore del 2018 fu Camerlata con 9 vittorie. Balivo, eccolo, Balivo e Capitani delle Contrade. Il Balivo rappresentava il potere del sovrano svolgendo le funzioni di luogotenente con compiti di reggente nei centri esterni della città. Bellissimo anche in questo caso le armi che sfoggiano i cavalieri a cavallo che seguono il Balivo. Salutiamo le varie contrade con un applauso. Non è facile stare a cavallo lungo, scendendo lungo tutto l'asse cittadino e raggiungere poi Piazza Cavour. Gli scudi, le armi erano fondamentali per sopravvivere all'epoca, soprattutto nelle fasi di combattimento che succedevano tra le varie contrade, ma soprattutto anche tra le città. E vi ricordiamo che
Barbarossa venne a liberare Como dal giogo dei milanesi nel 1159. Molto distanziati all'esterno della torre stanno per arrivare le singole contrade con tutti i partecipanti al palio e saranno, vedrete, saranno numerosissimi. Qualche cavallo fa le bizze, ci sembra Quarcino, eccolo lì, non si, si distingue sempre, Quarcino è stato uno degli ultimi borghi a partecipare al palio e in occasione della, della seconda presenza Quarcino ebbe addirittura l'onore e il merito di vincere il palio e quindi nell'albo d'oro figura anche questo borgo che sta a nord della città di Como, ovvero quello di Quarcino. Tutto è tranquillo, si può scendere verso Piazza Cavour ed ecco arrivare Cernobbio. Cernobbio, non vorrei essere smentito, ma Cernobbio dovrebbe essere il borgo che si porterà a casa il palio del 2019 quest'anno con una grande prestazione in tutte e tre le tornate di gare, quindi non dovrebbero esserci problemi per Cernobbio nell'agguantare e portarsi a casa per quest'anno il palio 2019. Cernobbio, una bellissima città sulla riva occidentale del lago di Como che prende il nome da un cenobio, cioè un convento cuniacense dalla storia molto tormentata. Il palio di Cernobbio, o meglio la partecipazione di Cernobbio al palio, parte dal lontano 1996. I principali monumenti della cittadina riverasca sono le antiche chiese di San Vincenzo e Santa Maria, la moderna parrocchiale dedicata al Redentore, il santuario sul Monte Bisbino e molte suntuose ville come Villa Erba, Villa Despe, Villa Bernasconi. Ancora bambini, un applauso ai bambini in modo particolare, lo meritano, che sfilano con tanta pazienza e tanta voglia in questa edizione del Palio. Sono tutti figuranti del borgo di Cernobbio. Potete notare il lavoro che viene svolto dai sarti per far sì che siano corrispondenti alla perfezione ai vestiti d'epoca, anche i cappelli, i copricapi, in questo caso addirittura abbiamo cinture dell'epoca e i frutti della terra che rappresentano il loro raccolto su Cernobbio. Salutiamo anche così la parte religiosa di Cernobbio e anche codesto sacerdote vestito di bianco con questa croce che si accompagna e si trascina col suo lungo bastone, un sacerdote che ha molti anni e fatica a camminare. Potete vedere anche ai piedi, guardate i piedi del sacerdote vestito di bianco che è in sofferenza e arriverà fino in Piazza Cavour. In questo modo, mentre gli arcieri sono pronti a difendere i loro territori lacustri e montani, sia da parte lacustre, quindi andava a difesa Cernobbio, ma soprattutto anche dalla parte montana, e la parte montana sulle pendici del Monte Bisbino. Parlavamo prima di Quarcino, ecco spuntare i colori rosso blu del borgo di Quarcino, tamburini. Quarcino è uno dei nuclei del quartiere di Sanino. Ci inchiniamo di fronte ai vari reggenti e vari capitani di Quarcino. Il centro storico era raccolto attorno alla splendida chiesetta romanica di San Giacomo e Filippo, i cui affreschi sono stati restaurati negli anni 70. Vi si tiene una festa per il 1° maggio cui partecipa la rappresentanza del Palio. Da ricordare anche l'antico castello dei nobili Reina e la nuova parrocchiale di San Paolo. Nel simbolo del borgo compaiono la chiesetta romanica, simbolo di Quarcino, e l'arco del palazzo dei conti Reina. Quarcino sul colle, che oggi viene denominato di Sanino,
era il villaggio del sole, perché è baciato per 12 mesi all'anno dal sole, e c'è anche l'erbarie. Ecco, queste sono le erbarie, ovvero coloro, le donne, che all'epoca raccoglievano le erbe medicinali per provvedere alla cultura. Un inchino anche ai contadini che stanno transitando ora con il loro carretto e con i loro frutti, ovvero anche i pani, in questo caso, che vanno a ripercorrere il momento dell'epoca, l'erbaria con le sue pozioni magiche. Con il pescatore chiediamo all'erbaria cosa contiene questa ampolla. Ovviamente una pozione magica, non possiamo svelarla. Ovvio, non si può svelare la pozione magica, ma erano tutte pozioni magiche. Il borgo di Quercino, che anche quest'anno, ecco, frutti della terra non possono mancare. Ringraziamo Lancella per il bellissimo uovo. Un applauso agli amici del borgo di Quercino che ci hanno regalato i loro frutti della terra. Un saluto calorosissimo invece al borgo cittadino lacustre, ovvero Sant'Agostino. Secondo la tradizione, questo sobborgo di Como fu fondato da Scipione l'Asiatico nel 77 a.C. Colori marroni e oro a dare la massima importanza a questo borgo, e venne chiamato Colognola. C'è ancora una strada che si chiama Colognola e che ricorda l'epoca storica in quando venne fondato. E vi chiederete come mai Colognola. Colognola per via dell'insediamento di coloni di lingua greca, ma secondo alcuni studiosi risale questa fondazione di via Colognola già ai Celti. Le mura furono distrutte insieme a quelle del Borgovico dai milanesi alla termine della guerra decennale, più o meno correva l'anno 1127. Vennero parzialmente ricostruite in seguito. Era un importante porto commerciale, era il porto lacustre di Como. In epoca medievale, di quell'epoca, rimangono ormai pochi resti di edifici come l'ospitale di San Silvestro o il lazzaretto di San Clemente, tracce di una torre. La splendida chiesa parrocchiale di Sant'Agostino è un esempio unico di stile gotico a Como, anche proprio per la singolarità del duplice chiostro. Un applauso agli amici di Sant'Agostino che ci hanno allietato anch'essi per la partecipazione al palio del Palio di Como per il Baradello 2019, e si prosegue con un altro quartiere. Questa volta ci portiamo all'esterno delle mura cittadine e risaliamo la parte sud di Como, inoltrandoci nel quartiere che oggi si chiama Rebbio, ma all'epoca era Alebium. Alebium risale naturalmente all'epoca medievale. Oggi c'è ancora un'attività sportiva importante che ricorda Alebio, e questo borgo, lo dobbiamo dire, è vicino ad importanti strade già all'epoca che conducevano a Milano e a Varese. Ci sono importanti siti archeologici di Pianvalle e della Camorta, e qui ebbe luogo la prima sanguinosa battaglia della guerra decennale tra Como e Milano. Una battaglia che vide vittoriosi chiomaschi guidati da Adamo del Pero. Già la chiesa medievale era dedicata a San Martino, l'attuale, che venne fondata nel XVII secolo e volte rimaneggiata. È uno dei quattro borghi fondatori del Palio, che risale al 1981. Vi ricordo che siamo alla 39esima edizione e l'anno prossimo, come naturale, si svolgerà un importante appuntamento che è quello del quarantennale. Nell'emblema di Alebio viene raffigurata l'antica torre che esisteva all'epoca del Medioevo. Un saluto e un applauso anche ai rappresentanti del borgo di Alebio. Coglieremo magari l'occasione per sentire da vicino qualche rappresentante del borgo
di Alebbio, noi lo chiamiamo Alebium, dovremmo chiamarlo Rebbio, ed eccoli, questi sono gli sbandieratori di Tavernola. Arrivano anche i tamburini, altri colori, altro ritmo, altra musica e tantissimi colori sempre presenti al palio del Paradello di Como. Massimo silenzio. Di Taverno. Non mancano mai all'appuntamento del palio del Paradello gli sbandieratori musici di Tavernola. Si esercitano tutto l'anno e partecipano anche ad altri numerosi appuntamenti del palio, appuntamenti in tono minore ma che allietano sempre la città di Como e non solo con le loro grandi musiche, fanno così da sfondo al transitare del borgo di Alebbio. Vi ricordo, lo potete vedere, il suo emblema raffigura l'antica torre che rappresentava proprio il quartiere cittadino, i colori azzurro e bianco, copricapi dell'epoca, anch'essi tutti diversi, come potete notare, per ogni contrada ci sono copricapi completamente diversi. Un applauso ancora sia ai rappresentanti del borgo di Reggio e così anche agli sbandieratori e musici di Tavernola che con tantissima sagacia portano avanti costantemente la musica e i colori del Palio del Paradello 2019. Adesso vi salutiamo perché scenderanno verso Piazza Cavour e là, naturalmente, come tutti gli altri componenti del palio, oltre a dissetarsi, perché si suda parecchio, e come se si suda con questi vestiti, e soprattutto con la massima attenzione, andate col rullo. Tavernola, ecco i signori, le signorie di Tavernola, colore rosso e bianco, addirittura pietre preziose a cingere il capo dei signori di Tavernola, medicina e chirurgia medievale, erboristi, cerusici, c'è di tutto in quella di Tavernola. Tavernola, il suo nome deriva dal latino tabernula. Tavernola significa piccola locanda, ancora esistente lungo la via Regina. L'antico borgo rurale prendeva il nome dalla chiesa di San Bartolomeo in Silvis, detta anche San Bartolomeo alle Vigne. La nuova parrocchiale è dedicata a Cristo Re.
sulla riva del torrente Brescia ebbe luogo un'importante battaglia della guerra decennale. Non potevano mancare anche le classiche oche che vivevano e servivano soprattutto di sostentamento. Hanno da lamentarsi, ecco, sentiamole. Vedono tanta gente e anche le oche si fanno sentire. Gli amici di Taverna con anch'essi i frutti della loro terra, un applauso agli amici di Taverna. E a seguire arriviamo e torniamo in città centro con il borgo della Cortesella, che fu il primo nucleo della colonia romana fondata da Giulio Cesare bonificando le rive paludose. Nel Medioevo varie botteghe e attività commerciali vi fiorivano attorno alla scomparsa chiesa di San Nazaro. I resti del quartiere furono demoliti nel 1938 e oggi possiamo vedere solo i resti della torre dei mercanti di Casa Pazzi e dei palazzi della famiglia Vittani con la torre demolita. Nella caratteristica via Vittani si trova anche la casa di madre Giovannina Franchi, fondatrice delle suore, infermiere della Dolorata, recentemente beatificata. Camnago Volta, si torna fuori, si sale lungo le pendici che portano verso Tavernelio e andiamo incontro a un borgo importantissimo, un tempo nota come Camnago San Martino. Il borgo sulle colline del torrente Cosia prende ora il nome da suo naturale. Più cela abitante, ci inchiniamo di fronte ai signori di Camnago Volta, con, potete vedere, il copricapo bellissimo, marito e consorte con i colori viola e bianchi, occhi azzurri, che rappresentano il borgo di Camnago e fa parte del Palio dal 2010. I suoi monumenti più importanti sono la villa e il mausoleo di Alessandro Volta, la chiesa parrocchiale di Santa Cecilia, la chiesetta di San Francesco, ma dobbiamo ricordare anche antichi mulini e fornaci, nonché siti naturalistici di singolare bellezza come la cascata Bottini e le cosiddette marmitte dei giganti. E anche qui si coltivava la terra, spighe di grano, frumento e perché no, tutti i frutti si possono vedere all'interno del carretto, ancora tanti animali e vedete anche tanti giovani che sono il futuro del palio del Baradello, in questo caso per la contrada di Camnago Volta, con i loro cesti, con, ripeto, i frutti sia della terra e perché no anche della vite. Un applauso ai rappresentanti del borgo di Camnago Volta. San Martino verde e nero, non poteva mancare il borgo di San Martino posto attorno al ponte sul fiume torrente Cosia, all'epoca veniva considerato un fiume, nell'angolo sud-est della città. Questo borgo partecipa al Palio dal 1999. Un tempo era noto come Borgo di Zezio, prendeva il nome da un'antichissima chiesa con un ospizio per i pellegrini gestito dai monaci umiliati, noti per la loro attività di tessitori in lana. Oggi gli edifici più importanti sono le due chiese dedicate a Sant'Agata. Nei dintorni esisteva il Castelnuovo, costruito dai milanesi dopo la distruzione di Como nel 1927. Tuttora il simbolo del borgo è il famoso santo guerriero, che divenne anche vescovo e che tagliò il suo mantello per rivestire un povero. Difatti San Martino, come narra la storia, donò tutti i suoi averi, in questo caso a quel povero che soffriva il freddo, si strappò il suo mantello e lo diede al povero. San Martino, un borgo importante, un borgo storico, e anche in questo caso notate l'abbigliamento, i vestiti che ripercorrono fedelmente i colori del borgo. Delegazione di Lugano. Lotario Rusca era il capitano delle truppe imperiali durante la disastrosa battaglia di Legnano. Riuscì a salvare la vita dello stesso imperatore Federico I di Svevia, il famoso ormai oggi Barbarossa. Si impossessò dello stendardo portato da un alfiere milanese, stendardo a strisce bianche e rosse, che era quella di Porta Comasina.
L'imperatore, grato a Lotario del provvidenziale soccorso, lo ordinò conte di Lugano, Locarno e Bellinzona, concedendogli inoltre di portare nell'insegna lo stendardo bianco e rosso in ricordo di quello tolto ai milanesi. Bellissimi gli abiti in velluto, molto pesanti, col caldo di oggi non è semplice. Delegazione di Cantù. Qui cambiano i colori, vedete che si passa da colori più accesi come il rosso e il bianco a colori più tenui della città di Cantù. Sono la loro terza partecipazione al Palio e parliamo dell'origine del nome di Cantù, Canturium, che può trovare proprio la sua origine dai Canturigi, una delle popolazioni celtiche che abitarono la regione in Subria nel VI secolo a.C. Il primo nucleo era di abitazioni era Galliano, fondato dai Galli in Subri, su una collina morenica circondata e protetta dai boschi risalente al V secolo a.C. Galliano era un borgo di grande importanza strategica e commerciale. Un applauso agli amici di Cantù. E arriviamo invece sul lago, ovvero con la delegazione di Colico, su in cima al lago. La Corte del Drago nasce nel febbraio 2019 ed è composta attualmente da più di 50 rievocatori. Il gruppo si occupa di rappresentazioni storiche che vanno dal magico medioevo fino al tardo XV secolo, con soldati armati di lance, spade, scudi, poi cavalieri, nobili donne, ma anche ricreando ambienti e scene di vita quotidiana. I bambini sono fantastici, quindi un applauso dedicato a tutti questi bambini. Ricordo, questa è un'edizione particolare dove per la prima volta ci sono Barbarossa e Beatrice, ma tutti i bambini dei vari pali, dei vari contradi, dei vari componenti delle delegazioni presenti qui al Palio, i Paggi, l'Alloro, il Cavallo Frisone, tra poco arriverà anche il Gonfalone Imperiale. Questi sono gli avamposti delle guardie imperiali con i loro elmetti, le loro spade, i loro mantelli color nero che incutono temore. Il Cavallo Frisone, un bellissimo cavallo, noto per i suoi folti crini spesso ondulati, discende da una razza arcaica e si è sviluppato in Frisia, una regione situata nei Paesi Bassi e in Germania. Gonfalone, lo stemma degli Hohenstaufen, mostra tre leoni neri in campo oro, mentre l'insegna imperiale è costituita dall'aquila, questa volta nera, in campo oro. Tanti i paggetti che accompagnano le guardie imperiali, il gonfalone imperiale, e l'insegna d'onore non può mancare la presenza delle ancille, delle dito, che queste fanciulle ricordano l'editto di Roncaglia, ma è entrato, non possiamo che accoglierlo con un applauso, Federico, il Barbarossa, accompagnato dalla consorte Beatrice di Borgogna. Un applauso al liberatore della città di Como, da 19 anni è presente al Palio del Baradello. Il Federico Barbarossa, ci inchiniamo di fronte a lui e di fronte anche alla bellezza, alla sommità, alla regalità di Beatrice di Borgogna. Le sue guardie, eccole entrare, custodiscono l'incolumità dell'imperatore e della consorte, sono pronte ad intervenire in qualsiasi momento in caso di attentato. E negli anni passati, nelle edizioni passate del Palio del Baradello, ci fu anche un momento dedicato ad un attentato all'imperatore sventato, si tenne in piazza San Fedele, ed ora eccolo scendere per raggiungere piazza Cavour, il centro della città, dove si concluderà il corteo storico, mentre tra qualche istante avremo il piacere di accogliere all'interno della città, con l'aquila imperiale sul petto, il duca di Sassonia Enrico il Leone e la duchessa Clemenza di Zaringen. Un applauso, sono loro che guidano la difesa dell'imperatore Barbarossa. Incutono timore questi colori e queste spade che si riproducono fedelmente
l'epoca Enrico Leone era cugino del Barbarossa, naturalmente era suo alleato, è capitato qualche volta anche avversario. La moglie, sua prima moglie, gli regalò 3 figli, lui la ripudiò nel 1162 per conservare l'alleanza con Federico, in quanto la famiglia della moglie non aveva all'epoca buoni rapporti con l'imperatore. Clemenza diverrà quindi la terza moglie di Umberto III di Savoia, a cui darà 2 figlie, mentre Enrico Leone si è risposato con Matilde d'Inghilterra. Castellane, che erano incaricate nella gestione dei castelli, e arrivano a cavallo, precedute dalle loro paggi, Castalda Mafalda di Castel Carnasino, ricordiamo anche Castalda Matilde da Vergosa e Castalda Lucrezia da Castel di Vertemate. Un inchino, un applauso alla regalità delle 3 nobili che ci hanno accompagnato in questo appuntamento del Palio. Non possono mancare, un appuntamento tradizionale, le dame del tombolo, l'arte sopraffina della pizzo a fuselli realizzato con filo di refe o di lino sul tipico cuscino detto tombolo. Si dice sia stata introdotta in Lombardia nel Medioevo da madre Agnese di Borgogna, abbadessa benedettina. 2 sono i gruppi di merlettaie presenti, ABC, Merletti e Ricami di Como, e il gruppo Le Amiche e gli Amici del Tombolo da Pessano con Bornago. La compagnia medievale dei cani levrieri di sanguine forte, eccoli. Nel Medioevo il levriero rappresentava un elegante e prestigioso compagno di corte e di caccia per dame e cavalieri. San Gineforte, il santo levriero, aristocratico e dolce, aiutava ed era soprattutto il protettore dei bambini e degli animali indifesi. Gli arcieri, con le loro frecce riposte nelle loro sacche sul retro, le potete notare, mentre arrivano anche le città amiche. Le città amiche di Como all'epoca, Lodi, Pavia, Cremona, con i loro consoli a cavallo. Ottone Morena, racconta lo storico lodigiano Ottone Morena, l'imperatore giunto al ponte di Cassano e trovando chiuso il passaggio da un numero di milanesi enorme, mosse l'esercito, attaccò di sorpresa e gli invasori si diedero alla fuga. Gruppo Duellanti Lirga delle Lameniere è un gruppo di appassionati del Medioevo il cui scopo è quello di riprodurre in modo fedele le armi, il bestiario e le tecniche di combattimento nel periodo che va dal XII al XIII secolo. Rappresentanti della parada Pertusse, un saluto anche a voi lassù in alto, penso stiate molto bene su quei trampoli, e gli stantieratori di Alba all'ingresso di Porta Torre. Bisogna allargarsi, fare spazio, invitiamo le persone ad allargare il corridoio affinché gli stantieratori di Alba possano transitare in massima sicurezza. Di Alba nascono nel 1974, partecipano già da qualche anno al nostro Palio della Baradella. Come potete notare, quindi, una partecipazione che
raccoglie consensi in tutta Italia, quella della Paglia e della Paradello. Gli sbandieratori di Alba sono amici del Paglio del Paradello e vengono tutti gli anni a rallegrarci con le loro prestazioni, come in questo caso. Un applauso agli sbandieratori di Alba. Anche in questo caso i loro abiti bellissimi, naturalmente con colori sgargianti che servivano a rendere lieto il momento di festa. Potete vedere tantissima musica, soprattutto tantissimi rullare di tamburi, trombe, squillare di trombe ad accompagnare il Paglio del Paradello 2019. Le corporazioni di arte e misteri erano un punto di partenza di quelle che furono poi le organizzazioni moderne del mondo del lavoro. Salutiamo ora il nostro amico a cavallo Infalo, un personaggio ormai storico all'interno della sfilata del Paglio del Paradello, il console della città, i condottieri comensi, il più celebre dei condottieri comensi del XII secolo fu Adamo del Pero, eroe della guerra decennale, del quale non si conosce la sorte, e poi tutte le famiglie che arrivano, e noi li salutiamo, le famiglie nobili di Como, che tra qualche istante transiteranno. Vi ricordo le famiglie Rusca, Del Pero e nel 2019 anche le famiglie Vitani. Potete vedere questi stupendi rapaci che vengono, i falchi e i gufi, le civette, che all'epoca rivestivano un ruolo importante della vita e soprattutto della tradizione dei borghi. Era ambitissimo averli e ammaestrarli, era una professione, e fanno parte della coreografia del Paglio. Ci sarà un momento particolare per assistere alle esibizioni proprio settimana prossima, sabato, lo ripeto, in Piazza Volta alle 14:30, di nuovo tanti giovani, il futuro del Paglio del Paradello a sfilare. Non possono mancare anche i giocolieri che giravano per le varie città, per le varie contrade, ad avvietare la dura fatica dei capomani che si dedicavano ai lavori magari più umili,
e non si segnalano anche di partecipare alla vita dei nobili. Il fuoco è elemento fondamentale, il fuoco della vita e i trampoli per dare grande gioia. Parlavamo dell'amicizia del Palio ed ecco il gruppo storico della Cavese in Rosetto. L'associazione della Canavese è nata nel 1992, la sua attività è rivolta alla ricerca e alla divulgazione della cultura, delle tradizioni storico-culturistiche del territorio. Il personaggio principale è Paimanus de Advocatis, Palladio Avvocato, Vescovo e Conte di Ivrea. Vescovo e Conte di Ivrea che in questo momento sta passando sotto la nostra postazione, sta salutando tutto il popolo presente in centro con un saluto agli amici della Canavese ed ecco il carroccio con i templari e il famosissimo vescovo Ardizzone. All'epoca dei comuni il carroccio era un carro tirato da buoi che serviva da punto di raccolta quando si usciva a guerreggiare. Sul carro era eretta una grande croce, era grandissima questa croce come quella che c'è in questo momento, riceve i colori della città e una campana. Secondo alcuni studiosi vi si celebrava la messa durante la battaglia a seguire i templari, questo gruppo di armigeri con mantelle bianche, le croci rosse, gli elmetti con le loro lance a salvare i religioso dell'epoca. Vescovo Ardizzone ebbe un ruolo importante, ma sotto la torre, attenzione, si sta svolgendo qualcosa di tremendo. C'è il boia alla strega e ci sono anche i prigionieri milanesi. Il boia, elemento tremendo, da paura, con quell'ascia. Vedete l'origine della parola del boia, sembra risalire ai tempi dell'antica Grecia. Ad Atene, infatti, in età classica, in occasione dei sacrifici, vi era un incaricato di questo servizio, era l'uccisore boia. Guardate di che arma è dotato il boia, e in piazza Cavour poi ne vedremo ancora delle belle. L'ariete è una macchina da guerra con finalità di sfondamento che serviva ad abbattere portoni e mura, qui rappresentato in maniera perfetta. Potete vedere l'ariete e soprattutto, mi raccomando, non fate mancare un applauso ai bambini che sono presenti alla Palio. La milizia comense a guardia dell'ariete. Guardie ecologiche a cavallo, possiamo definirvi così. Chiediamo al nostro amico che sta sfilando proprio in questo momento, partecipano anche loro alla Palio e andiamo in chiusura. In chiusura della Palio con questi due bellissimi esemplari di cavalli bianchi che accompagneranno a chiudere la sfilata qui all'appuntamento importante di Porta Torre per il corteo storico targato 2019. Quindi l'appuntamento è tra qualche istante in piazza Cavour per assistere alla kermessa finale, al momento finale della sfilata storica del Palio del Baradello 2019. Noi vi diamo per il momento appuntamento a piazza Cavour, vi ricordiamo anche dell'appuntamento che ci sarà sabato prossimo alle 14.30 in piazza Volta, soprattutto per le famiglie e i bambini. Quindi un appuntamento in piazza Volta. Dopo l'appuntamento di oggi in piazza Cavour, a sabato prossimo alle 14.30.